Giochiamo di nuovo. Ok, ho un buon presentimento per il prossimo round. Attenzione, attenzione, la consegna delle pizze si avvicina. Pietra, carta, laser, spara. Oh. Carta, pietra, basta. Questo è un guaio. Hai perso, mi devi un Thunder Monitor. Sul serio, se ne hai un altro, questo è il momento di parlarne. Il laser vince sempre, tontolone. È vero, Nora? Sono felice che il Thunder Monitor funzioni. Modalità festa attivata. È assurdo. Thunder Monitor, spegniti! Attenzione, attenzione! Colosso, è ancora rotto! Chi ci sta a fare una festa danzante? Io ci sto! La festa è qui! Colosso, hai detto che l'avevi aggiustato! Sì, ma c'è un'ottima spiegazione per questo! Senti il mio motto, voglio solo il gelato, non l'ho certo aggiustato! Modalità heavy metal attivata. Che cosa succede? Questa è la mia musica, baby! Thunder Monitor, ferma subito la musica! Modalità calore attivata. Oh. Il mio gelato si sta sciogliendo! Sciogliendo! Non preoccuparti, lo salvo io. Ciao! No! Ricorda, noi non sappiamo niente. Perché è successo? Già, perché è successo? Perché il Thunder Monitor fa così? Già, perché il Thunder Monitor fa così? Perché ripetete quello che diciamo? Già, perché noi ripetiamo quello che dite? Hank! Ma che cosa è successo al Thunder Monitor? Io non ce la faccio più! Mi spiace, Barb, non posso aggiustarlo se non so cosa c'è rotto! Non so cosa fare! Billy, dobbiamo fare qualcosa! Ma io devo far volare l'aquilone! Mamma, papà, abbiamo rotto noi il Thunder Monitor giocando a carta pietra laser! L'avete colpito con laser? Stai urlando per il rumore o è perché sei incredibilmente arrabbiato con noi? Non posso credere che sì, voi ragazzi sì, siete vabbè, stati bene, così... puliremo dopo, ti ha detto cosa è successo, ora aggiustalo! Probabilmente si è bruciata la scheda madre, quindi adesso... stacco questo e poi incrocio questo con quello e... Oh! Sì! Sì! Sei grande, papà! Bravo, funziona di nuovo, sì! Parliamo della vostra punizione. Ricordate cosa diceva Gebedia? Se i vostri ragazzi rompono il Thunder Monitor, mostrate riconoscenza. Si sono inventati tutto quanto, Barb. Che avessero letto un libro era troppo bello per essere vero. Hai visto la scatola con le vecchie cose della mamma? Sì, l'ho venduta. Cosa? Max, dentro c'era l'elettrofrusta della mamma. Ah, ora toccherà a lui buttarla via? No, Max, è un'arma pericolosa nelle mani di un non super. Devi riprenderla o potrebbe succedere un disastro. Non sono il tipo di commerciante che si preoccupa per i clienti. Se succede qualcosa, mamma si arrabbierà e niente piscina. In effetti, questo è un problema. Ehi, torna qui! Posso usare la violenza? Prendi la scatola! Allora, Max ha visto la mia scatola? Ma certo! Oh, bene, l'ha riportata di sopra? Pensi che me ne starei qui ad evitare il tuo sguardo se Max l'avesse riportata di sopra? Sì, sicuramente. Che cosa vuoi, criceto? Senti, ho commesso un piccolo errore a venderti quella scatola. Perciò sono venuto a chiederti di ridarmela. Ecco i tuoi $20. Guarda che te ne avevo dati 100. Giusto. Ehi, non c'è...
C'era un'altra cosa qui dentro. Forse alludi a questa autentica elettrofrusta. Non so come l'hai avuta, ma non credere che te la restituirò a Wall Street. Piantala coi soprannomi e ridammela. Te la puoi scordare, Super Babbeo. La restituirei solo ad Electress in persona. E non credo proprio che lei verrà qui, Chinatown. Electress? Salve, cittadino. Electress, sei veramente tu? Certo, in persona. Spero che tu abbia spento la luce prima di uscire. L'ho fatto. Cioè no, lo farò. Se non sbaglio, hai qualcosa di mio. Sì, la frusta, certo. Entra, mia regina dell'alto voltaggio. Eccola qui. Ma prima di andartene, Electress, dimmi qual è stata la tua battaglia preferita. Questo sarebbe come dirti quale figlio preferisco, è impossibile. Comunque, se costretta, direi la mia figlia maggiore. Beh, è stato divertente, ma adesso Electress ha un evento di beneficenza. Bambini poveri senza batterie. Giusto. Quindi ora riprendo la mia frusta. Scusa, un'ultimissima domanda. Che cosa è successo al tuo aiutante? Cosa? Oh, il mio aiutante! L'ho appena raccontato a questo ragazzo. Su, diglielo tu. Io che cosa ne so? Fino a 5 minuti fa credevo che fosse lei l'aiutante di papà. Di nuovo Super Scintille! Oh, scusa! Phoebe, spegni i guanti! Non ci riesco! Non sei la vera Electress! Impostori! Elettrospira, elettrofrusta! Sorpresi di vedermi? Electress! Incredibile! Come mi hai trovato, dea dell'alta tensione? Cittadino, non adularmi, eh? Grazie al mio super elettrocomputer ho scoperto che la mia frusta era qui. Grazie per averla conservata, sei stato un vero elettroeroe. Dimmi, quegli ipocriti bugiardi non sono tuoi figli, vero? Cosa? Ma figuriamoci, i miei figli non sarebbero tanto stupidi da compromettere la loro sicurezza e la loro identità per guadagnare qualche dollaro. Sentito. Ma ti assicuro che questi due avranno quello che si meritano. Stai parlando della nostra piscina per caso? Addio, ragazzino coraggioso. Oh! Electress, aspetta! Un'ultima cosa! Chi pagherà per il mio tappeto? Oh, c'è la mucca leziosa! Oh! Possiamo vederla tutti insieme? Ma certo, tesoro, arriviamo! Ciao, bambini! Sono la mucca leziosa! A chi piace la musica? Al gruppo! La mucca leziosa è patetica! Sì! Quando Billy e io eravamo piccoli, avevamo un amico animale molto più bello, il gufo Uti! Era simpatico e aveva le sue regole. Io non ricordo affatto che avesse delle regole. Ehi, Billy, troviamo i suoi vecchi DVD e facciamoli vedere a Chloe. No, in ogni caso non riusciresti a trovarli, li ho nascosti molto tempo fa. È uno spasso. Credono di essere più svegli di noi. Mostriamola a Chloe prima che la mucca leziosa la rovini. Guarda, le insegna come lavarsi i denti. Muovi la mano su e giù sui denti. Sposa bene i tuoi capelli, rendili più belli. Chloe, guarda che cosa ti abbiamo portato. Bello, è un gufo. Non è uguale a tutti gli altri e te lo dimostrerò. Uti, non puoi mangiare le caramelle senza pagare. Questo si chiama rubare. Non mi interessa! Non mi interessa! Non mi interessa! Devi arrangiarti da te! Non dovevamo farlo vedere a Chloe. È una brava bambina. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Chloe non interessa! A Chloe non interessa!
tua. Dov'è Chloe? Credevo fosse con te. A Chloe non interessa. Dobbiamo fare qualcosa prima che mamma e papà rientrino. Vorrei ricordarti che è il gufo Uti che la comanda. Non importa, dobbiamo farci valere. Chloe Thunderman, devi venire qui immediatamente. Ora ne abbiamo abbastanza di questa storia. Non dire più non mi interessa e basta con questo Uti. Avete fatto un errore. Non voglio più vedervi. Chloe, non puoi chiuderci fuori. A Chloe non interessa. A Chloe non interessa. Le avete fatto vedere il gufo. Au, au, au. Guarda che si chiama Uti. Vi avevamo assolutamente vietato di farglielo. Ehi, il mio super singhiozzo se n'è andato. Wow! La nostra idea ha funzionato. Io butto giù la porta. Hank, non ha importanza se siamo fuori o dentro casa. Il problema ora è l'indifferenza di Chloe. Dobbiamo trovare qualcosa che le stia molto a cuore. Lei adora guardare la mucca lecciosa con noi. Proviamoci. È un'ottima idea, Nora. Oh, ma che bello! C'è la mucca leziosa! Guardiamola tutti insieme come una vera famiglia! Sì. Ah, chi piace la mucca? Oh, sì, oh, al gruppo! Non rispondere, mamma. Sappiamo già che cosa vuole dirci. Perciò adesso... Hank, ti è venuto il raffreddore? No, non è possibile, sono Thunderman! Sta per super starnutire! Reggetevi a qualcosa! Tesoro, hai deciso di uscire! Ero molto preoccupata per la mia famiglia! Oh, come sei carina, ma papà sta bene! Preoccupata per loro. Hai sentito, Billy? Ci vuole di nuovo bene. È fantastico. Siamo pronti per un livello più alto di addestramento da supereroi, come è accaduto a Phoebe quando aveva la nostra età. Beh, Phoebe è speciale. Esattamente come voi, ragazzi. Abbiamo già sconfitto diversi cattivi come la principessa pizzicotta al ballo. Adesso lasciatevi rinfrescare la memoria. Sto per pizzicarvi le chiappe. Ma poi non l'ha fatto perché Billy l'ha fermata e io l'ho chiusa nella scatola. Oh, mi avete sconfitta. Addio, mondo crudele. Anna, Anna, Scarlett Johansson. Un altro cattivone sconfitto da Billy è... Nora! E va bene, ragazzi, ci avete convinti. Troviamoci in cortile domani pomeriggio, così cominceremo il vostro nuovo addestramento da supereroi. Ce l'abbiamo fatta! Che cosa ti avevo detto? Ehi, posso uscire adesso? Ciao, marmocchi! Mettiamo il divertimento nell'addestramento! Il gadget perfetto per l'addestramento di un neonato o di un bambino appena nato. Questo robot è programmato per sfidare i super di ogni livello. Ora è su bimbi carini perché voi siete bimbi carini. Papà, noi non siamo bimbi carini. A dire il vero, io sono adorabile. Non puoi programmarlo su preadolescenti tosti. Ok, so che bimbi carini può sembrare un livello basso, ma per combattere il crimine, prima o poi, dovete avere fiducia in noi. Oh, te la sei inventata adesso? Sì, proprio adesso! Ok, ora fate del vostro meglio. Torneremo da voi tra poco. Usate i vostri poteri per far scoppiare le bolle di sapone, supereroi! Questa è una follia, ci stanno trattando come bambini piccoli. Ma noi possiamo affrontare un addestramento più duro, giusto? Giusto! Siamo supereroi, non possiamo perdere tempo con queste sciocchezze, giusto? Giusto! E allora porteremo il robot al livello più alto, giusto? No! Mamma e papà dicono che non siamo pronti. Beh, si sbagliano.
Incremento livello! Attendere, prego! Ehi, facciamo merenda mentre lui si prepara? Ok, e al nostro ritorno gli faremo capire chi è il capo. Modalità super malvagio attivata. Ho paura che sia lui il capo. Mocciosi rilevati. Ok, ha trovato dei mocciosi. Siamo noi, mocciosi. Grazie, Billy. Va bene, dobbiamo affrontare quello stupido robot. Ehi, testa di latta. Ora si fa sul serio. Avete sconfitto Grimebody? Sì! Stavo scherzando, non avete alcuna speranza. Sono curioso di vedere cosa hanno combinato. Anch'io, sono sicura che avranno superato il test. Ed ora sarete distrutti. La tua sfida è stata accettata, madre apprensiva. Loro non hanno paura, ma io sì. Ehi, mia madre ha fatto quell'attaccapanni con il primo albero che ho abbattuto. Asciugati gli occhietti, cocco di mamma. Oh, va bene, ora ti butto fuori. Così, finalmente incontriamo il cosiddetto ragazzo della nostra bambina! Ehi, testone! Non lo sai che quel taglio di capelli anni 80 faceva pena già allora? Max, non vuoi dire niente? Tua madre ha sbattuto la faccia contro un camion di trucchi? Max! C'è qui mia sorella! Allora ditemi, cos'è più emozionante, aprire un'attività oppure schiacciare qualche trachea? La seconda! Insieme mi devi un frullato di proteine! Ehi, ragazzo! Dobbiamo scambiare due parole! Che capelli! Ehi, Max! Che faccia! Phoebe, fa qualcosa! Debbie! Gary! Sapete, anch'io ho fatto un po' di lotta libera. Vi faccio vedere qualche mossa. Non ho ancora avuto modo di parlare con il rachitico. Ma devo fargliele vedere adesso. Perché non si mette qui mentre io do una lezione a questo tizio a torso nudo? Phoebe si intromette sempre. Meglio che vada. Continua così. Tu! Questa palestra fa pena. No, io aspettate. Non resto più, non andate via. Andiamocene. Andiamo, si può stare qui. Via, via. Mi dispiace veramente, credetemi. Avete rovinato la nostra inaugurazione. Sicuramente non volevano. No, adesso quei due si levano subito di torno e tu non vedrai mai più Max. Lasciami sistemare le cose. Coraggio, apra il ring che c'è nel suo cuore e mi permetta di entrare. Non dureresti neanche due secondi, finiresti al tappeto. Vi prego, farò qualsiasi cosa. Beh, ecco, ci servirebbe una persona che si alleni con Daisy. Vi serve qualcuno per Daisy? Io sono disponibile. Chi è Daisy? È una campionessa mondiale di arti marziali miste. Non puoi competere con lei. Ho messo voi al tappeto. Per errore. Ok, accetto. Gary, Daisy lascia la palestra. Se non trova qualcuno con cui combattere, noi non possiamo perdere un'altra star. E va bene. Preparati e magari ti perdoneremo. Ma guarda che non sei ancora entrata nel ring del mio cuore. La verità è che... ecco, Allison è la ragazza che amo. E il fatto di separarci mi ha spezzato il cuore. Non sapevo neanche di averne uno prima di conoscerla. Hai appena parlato con i miei senza insultarli una volta? Ah, sì? Ma che cosa mi hai fatto? Ti sta semplicemente migliorando!
Ascolta, Max, ora che mi hai detto tutto quello che pensi, non cambia un accidente! Non voglio che frequenti mai più la mia Ellie Wally, è chiaro? Cosa? Ha detto, non devi mai più frequentare la mia Ellie Wally, è chiaro? Io non capirò mai i genitori, eppure in TV fila sempre tutto liscio. Cosa avete contro Max? Per lui è stato difficile parlarvi. Non ci riesce con gli adulti senza insultarli. Ma con voi l'ha fatto. Sì, io non ho detto niente del taglio anni 80 o dell'inguardabile trucco. Era ad alta voce? Molto alta! Il punto è che Max è il ragazzo ideale. Non è affatto come gli altri. È simpatico, sveglio. E un giorno conquisterai il mondo. Sì, potrebbe anche succedere. Voi non potete trattarmi come la piccola Ellie Wally per sempre. È vero, ha ragione. Beh, se proprio devo lasciarti frequentare qualcuno, preferisco che sia il tizio che ti piace tanto. Anche se non capisce un tubo di capelli e di pettinature all'ultima moda. Sono belli. Vi ringrazio tanto. Oh, Phoebe, puoi anche uscire. Stiamo di nuovo insieme. Finalmente. Questa palestra spacca. Grazie moltissime. Non mi chiami moltissime. Il mio nome è Phoebe. Divertente. Bonus triplo insetto. Uno scarafaggio sotto la lampada. Scarafaggi? Ragazzi, fate le valigie, traslochiamo. Il super scarafaggio è tornato. Hai mangiato il mio aiutante, ma non mangerai la mia famiglia. Stiamo giocando a Super Bug Blitz. Smettetela di essere antichi. Io lo sapevo. Non essere così antica, Barb. Ragazzi, guardate che disastro! Non potete mettere a soqquadro la casa per un videogioco! Non l'abbiamo messa tutta a soqquadro! Già, per esempio, non siamo stati vicino al bagno! Oh, il bagno! Jackpot! Ok, hanno un problema. Prendi questo, ragnaccio! Ma tesoro! Dove hai preso quel telefono? Ti voglio bene? Presidente, i nostri telefoni sono spariti! Ci serve la Z-Force! La Z-Force è al centro della Terra e sta combattendo un gigante lombrico radioattivo! Bene, non sono occupati! Io lo sono! Smettete di chiamarmi! Ragazzi, noi abbiamo i telefoni! Già. Ok, scaldiamo le nostre dita schiacciatrici! Un crampo! Ve li abbiamo portati via perché stavate distruggendo la casa. Vi serve una pausa dalla tecnologia. Quando noi eravamo piccoli, facevamo un gioco chiamato Andare un po' fuori. Ma ci giochiamo anche noi. È un'app sul telefono. Ogni 10 minuti vi fanno un addebito sulle carte di credito. È proprio forte. No, noi giocavamo davvero all'aperto, a giochi reali come prendi i rametti. Dipingi i rametti. Calcia i rametti. Un sacco di giochi coi rametti. Quanti anni avete, ragazzi? Ora uscite. Bene, avanti, Nora. Credo che l'esterno sia da quella parte. Oh, Hank, i ragazzi si divertono così tanto senza i telefoni. È possibile essere così bravi a fare i genitori? Dovremmo premiarci con la finale di Cupcake Island. Sì, devo vedere se Tristan riesce a battere Bryce dopo che quel coccodrillo gli ha strappato via la mano. Hank! Non c'è più la TV! Quali luridi buoni a nulla ruberebbero la nostra TV? Questi buoni a nulla! Cosa? Abbiamo capito che avete ragione. Abbiamo trascorso tutti troppo tempo davanti a degli schermi. Così abbiamo deciso di dirle bye bye! Noi apprezziamo il pensiero, ma volevamo guardare la finale del nostro reality. È molto importante che scopriamo chi lascerà Cupcake Island. Potreste volare fin lì con la Ramoseco Airlines. Giocate un po' anche voi con i rametti. Questi vi serviranno.
La TV deve essere qui da qualche parte. Stiamo arrivando, Cupcake Island. Wow, forse dovremmo ridargli la TV. No, è quello che volevamo, stanno crollando. Questo sono sicuro. Oh, ragazzi, ascoltate, la mamma e io crediamo che abbiate avuto una lezione di vita importante oggi, giusto, Barb? Sì, voi avete imparato, noi anche, tutti hanno imparato. Ecco, i vostri telefoni, adesso dov'è la nostra TV? Non lo so, ma i rametti sono divertenti. Dateci la nostra TV! Chloe! Non credo che sia la nostra TV. Zitto, Hank! Avanti! Guarda, hanno aggiunto dei grilli su Super Bug Blitz. Che bello essere nuovamente connessi. Hanno ripreso le vecchie abitudini perché non siamo riusciti a rinunciare alla TV. Siamo dei pessimi genitori. No, guarda qui. Ragazzi, andate a giocare con i telefoni fuori. Questo significa vincere la partita dei genitori. E adesso scopriamo chi ha vinto Cupcake Island. Ha vinto Tristan, baby.